Come essere felici ogni giorno? Sei abitudini e stile di vita per stare bene con una speciale lezione del Dalai Lama. Come essere felici ogni giorno? Sono certa che almeno una volta nella vita ti sarà capitato di riflettere su questo tema. Magari hai trovato una risposta e poi forse hai anche cambiato idea nel corso degli anni. E questo perché si tratta di un argomento davvero complesso. Guarda il video fino alla fine perché oggi vorrei fare insieme a te un viaggio per capire cosa ci può aiutare a stare davvero bene. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del mio canale. Io sono Margherita, Keto Nutrition Specialist e Diet Coach e creatrice di Well Delight. In questo canale ti parlo del mio approccio all'alimentazione chetogenica e di strumenti e strategie che ti aiutano a tornare in forma e a ritrovare il tuo naturale ed innato equilibrio. Se tutto questo ti interessa, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Inoltre, per avere tanti altri consigli che condivido esclusivamente via email con i membri della mia community, vai al link che trovi in descrizione. Troverai tante risorse utili come guide, meal plan e altri strumenti gratuiti da poter scaricare. Dunque, come essere felici? A volte pensiamo che la felicità sia legata a qualcosa al di fuori di noi, quel lavoro che desideriamo, la macchina nuova o la casa dei sogni. Crediamo che ci basterà raggiungere il prossimo obiettivo per stare davvero bene e poi magari quando arriviamo ad ottenerlo sentiamo che manca ancora qualcosa. Questo può aiutarci a capire che non esistono ricette segrete e che è un tema che merita una riflessione più approfondita. È anche vero però che ci sono delle abitudini che si sono dimostrate particolarmente utili per il benessere psicofisico e gli esperti concordano sul fatto che un corretto stile di vita può aiutare a stare bene ogni giorno. In questo video vediamo insieme alcune delle più diffuse, così potrai provare a capire quali sono quelle più adatte a te. In primo luogo, la cura dell'alimentazione. Un vecchio detto recita che noi siamo quello che mangiamo, e non si riferisce solo all'aspetto fisico, perché l'alimentazione influenza anche il nostro umore. Alcuni cibi infatti rilasciano dopamina e norepinefrina, che aumentano l'energia e la concentrazione. Quelli invece troppo lavorati e processati invece tendono a farci sentire un po' più giù. L'attività fisica poi è importantissima non solo per la salute del corpo, ma anche per il benessere mentale. Fare sport stimola la produzione di molecole che favoriscono il buon umore, come le endorfine e la serotonina, che aiutano a migliorare lo stato di serenità. La ricerca ha confermato che diminuisce anche ansia e stress perché riduce i livelli di cortisolo nel sangue e può essere un ottimo alleato contro la depressione. Lo sport non deve essere necessariamente un'attività impegnativa e anzi, soprattutto all'inizio, ti basterà cominciare con obiettivi semplici come fare una camminata veloce. E ancora, un adeguato riposo. Gli scienziati concordano sul fatto che un sonno regolare di 7-8 ore per notte sia fondamentale per il benessere fisico e mentale, ma come sempre la cosa più importante è ascoltare il proprio corpo e imparare a capire ciò di cui abbiamo bisogno. La ricerca comunque ha dimostrato che esiste un legame positivo tra indice di felicità e tempo di sonno registrato. Per favorire un riposo adeguato puoi provare a creare una routine serale che includa attività rilassanti prima di andare a letto, come leggere un buon libro o fare un bagno caldo. Gli esperti consigliano anche di non utilizzare dispositivi elettronici nelle ore che precedono il sonno, perché sono uno stimolo troppo forte per i nostri sensi. La quarta portentosa abitudine che ci può aiutare a sentirci più felici è la pratica della gratitudine. Può sembrare incredibile, ma alcuni studi dimostrano che il solo fatto di concentrarsi ogni giorno sulle cose positive aiuta a migliorare la nostra capacità di guardare alle cose belle che ci stanno intorno. Il mio consiglio è di integrare questa abitudine nella tua quotidianità, cercando almeno 3 motivi per cui essere grati al mattino e alla sera, così da iniziare e concludere la giornata al meglio. Un altro buon consiglio è quello di imparare l'arte dell'accettazione. Riuscire ad accettare ciò che ci accade, soprattutto quando si tratta di qualcosa di spiacevole, è tra le cose più difficili da mettere in pratica e allo stesso tempo è importantissimo per il nostro benessere. Attenzione a non confondere l'accettazione con la rassegnazione. Non voglio dire che per stare bene dobbiamo arrenderci a ciò che ci accade, ma credo fermamente che dobbiamo riuscire a rivalutare ogni avvenimento, guardando anche agli aspetti positivi che ne derivano, per aiutarci a cambiare la nostra prospettiva. Infine, i benefici della meditazione e della respirazione sono noti da secoli nella cultura orientale e oggi sono riconosciuti a livello mondiale. Le ricerche hanno dimostrato che la pratica aiuta a ridurre ansia e stress perché abbassa i livelli di cortisolo nel sangue e questo non è l'unico beneficio. Secondo la ricerca, infatti, la meditazione porta ad un ispessimento di alcune aree del cervello che aumenterebbe la capacità di far fronte alle situazioni difficili.
Detto questo, ogni persona è diversa dall'altra e ogni nuova routine richiede tempo per essere accettata e diventare tale. La cosa importante è non creare stress. Puoi inserire le nuove abitudini a poco, così non correrai il rischio di avvertire che il cambiamento è troppo difficile e non finirai per arrenderti ancora prima di godere dei benefici. Il legame tra stile di vita e felicità è così forte che negli ultimi decenni un'intera branca della scienza si è dedicata al suo studio. Si tratta dell'epigenetica, che ci aiuta a spiegare la relazione tra ambiente in cui viviamo e stile di vita che facciamo, con l'espressione dei nostri geni. Pensiamo a due gemelli, stesso DNA, spesso stesse influenze all'interno della famiglia, ma la vita che finiscono per vivere può essere davvero molto diversa. Questo esempio ci spiega chiaramente che possiamo avere un'influenza sulla nostra vita attraverso le scelte che facciamo e che trovare il modo di essere più felici ogni giorno dipende in gran parte da noi. Per concludere, voglio lasciarti con una riflessione del Dalai Lama tratta da Il libro della gioia. Ecco cosa ci dice sulla vera felicità. Il futuro non è stabilito da un fatto misterioso, siamo noi a determinarlo. Ogni giorno e ogni momento possiamo creare e ricreare la nostra vita e la qualità stessa della vita che viviamo su questo pianeta. È il potere che ci è stato dato. Non possiamo trovare la felicità duratura nel perseguimento di un obiettivo o di un'impresa, né nella ricchezza o nella fama. Essa risiede unicamente nei nostri cuori e nelle nostre menti. Io spero che questo video, un po' diverso dagli altri che trovi sul mio canale, ti sia piaciuto e ti abbia fornito uno spunto di ispirazione un po' diverso. Se così è stato, fammelo sapere con un commento o anche solo mettendo un like. Noi ci vediamo al prossimo video!